Ma buongiorno a tutti amici di Doppia Frizione. Siamo oggi, questa sera perché sono le 9, con Warehouse of World. Attenzione. Ciao mamma. Sei su YouTube. Che bello. Anche se hai un canale tutto tuo, quindi easy. Ciao a tutti. Faremo la reaction a Tina per la prima volta sua, la sua prima volta, poi metto clickbait e niente, ti consiglio di aprire la porta e mi mettere un piede per terra. Così sento quanto vibra sì. Tutto. Baci. C'è il terremoto, frate. Minchia. Ci stai? Ok. Posso dire una cosa? Vada, intanto io setto la telecamera. Io mi metto i tappi per le orecchie, ragazzi, perché ho dei problemi e non mi piace andare veloce in macchina, difatti lo faccio soltanto per i soldi, perché mi paga migliaia di milioni di cash. Ok, ci siamo di nuovo. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Io ho paura della velocità, volevo dirvelo, sono un po' caga sotto. C'è la nonna di Paris che ci sta fissando. Ciao nonna di Paris. C'è un cane che fa la cacca. Non è la nuvola. Ciao nuvola. Ciao. C'ho la porta aperta. Ciao parchimetro. Avevo la porta aperta. Stai calmo. Ma non ce la faccio a tenere i tappi, mi dà troppo fastidio. Poi non sento quello che dico. Ma allora, ma cazzo hai fatto? Ma perché mi devi distruggere la macchina? Quando cerchi nessuno di specchiarti. Nessuno, hai aperto quel coso. Mannaggia. Quando vuoi specchiarti in macchina. Ma non puoi. Non puoi. Puttana zio. Ci ho acceso le luci perché sono le 9. Sì, infatti potevamo adesso farlo. Adesso si stare. Potevamo farlo di giorno, eh. Ma qualcuno qua non c'è mai. Ho una famiglia a casa da mantenere, cioè. Aspetta. Ok. Si è bella quando cambi la marcia. Vabbè, ma è che c'è figa. Io ho paura che cada la GoPro fuori. Botto. Ci abbiamo messo 3 ore per mettere la GoPro dietro per il tubo lì di scarico. C'è casa mia lì! Vai piano! Che poi esce mio padre! Ciao! Abbiamo svegliato un po' di persone, mi sa, eh! Allora, dovete capire, ragazzi, anzi vi do un consiglio. Non salite mai in macchina con Paris. Perché poi salite. No, tienimi il caricabatterie. Ma poi non sapete mai se dopo scendete. Perché non sapete mai come va a finire. Mannaggia lui. Ah! Ma dammi. Mettilo dietro. Figa. C'era una strafiga che correva. Botto. Quindi primo rettilineo. Bello il contachilometri. Sempre. Secondo me proprio esplode tutto. Azione la curva. Che bella reaction latina. Mi piacciono proprio. Un'altra cosa che dovete capire è che Paris sta sempre troppo a destra. Ma ti sembra a destra di chi? No, però prima sì. Figa. Bella, io non capisco un cazzo di macchine, però ci sta, è cattiva. Cattiveria pura. Cattiveria. Funziona anche la luce, guardate. Non c'è lo specchietto. Non c'è. Ma ci sono gli specchietti. Oh, lo specchietto qua. Ah vabbè, ma quello che si stacca e basta. Non c'è un contachilometri. Qua c'è un buco nella macchina. Ci devo mettere la radio. Però la non luce. So se la metto. Però la luce funziona, buona. Tanta roba, tanta roba. Ne gusto. Un po' di curve. Terzo. No, Paris, aspetta, vai piano. No, ti prego.
rifocati. Ciao. Aspetta, devo accendere per forza la luce, se no non si vede un cazzo. Sei rosso. Ragazzi, è cattiva. Mi piace, 10. Voto 10. Ah, sei troppo a sinistra ora. Ma allora, io ho visto l'altra reaction. Andavi più piano. Andavi molto più piano. Peris, vai piano. Cazzo. Comunque, io sono in questa reaction soltanto, uno, per sponsorizzarmi, due, per cagarti sotto, e due perché... per avere un passaggio, no, per andare su a Pettinengo anche, no, e due perché è mio amico, purtroppo, e tre perché lui mi fa: voglio fare una reaction con una ragazza, quindi chiama tua sorella. Beh, se, allora, se fai la reaction con mia sorella, allora fai la reaction anche con me. Ragazzi, per chi volesse venire in macchina con me a fare la reaction, lo sponsorizzo come Instagram, cazzo ne so. E poi gli date la sorella. Così è bruttissima. E poi, cosa cazzo devo dire? Ah, porca puttana! No, una multipla, oh, sì, no! Sì, sì, così si va piano, se, se! No, no, per... c'è il rettilineo! C'è la curva, c'è la curva. No, no, ma che rettilineo? C'è solo curva qua. Sei sicuro? No, per is... no. Siamo morti. Comunque, stavo dicendo, no? Per chi volesse venire a fare un giro con me, basta che mi manda una mail a doppiaflexioneblog@gmail.com e che comparirà qua sopra. Ok. Quindi mi fai sprecare un'ora di tempo per ritrovare questo pezzo. Cazzo, cazzo, con Mauro ci ho messo 10 secondi ad editarlo. Io sono più importante, scusa, Mauro, anche se non ti conosco. Tra l'altro con lui andremo in Portogallo quest'estate, quindi seguiteci per aggiornamenti. Io diciamo che farò i video molto da viaggi, molto cultura, zone, paesaggi, posti. Lui invece farà più strada, macchine. Hanno asfaltato la strada! Ma io non mi ricordavo più buchi. Ma che benessere! Ma che benessere! No, 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 no! Ho detto che benessere! Non ho detto vai veloce! No, qua c'è la sabbiolina per terra, scivoli. Ghiaccioli. Faccio... come nuove, intanto. Però c'è da dire che ha i cosi per tenersi. Buono, eh. E poi tu puoi fare così. Un voto in più. Tu no. Cazzo. Ah, sentite che belle scoppiettate proprio. Aspetta. Ah. Mi sono io ho sti problemi alle orecchie, raga. Ma per andare su a Capo Nord in quel tunnel, siamo, ti sei ucciso. Andatevi a rivedervi i video sia nel mio che nel suo canale. E i suoi sono un po' più belli, diciamo. Vabbè, perché io stavo guidando. Io parlavo. No, anzi, non parlavo perché erano i primi video. Anzi, non parlavo, anzi, aspetta, cazzo, aspetta. C'era sto tunnel che era profondissimo. Passava sotto il cazzo di oceano. E allora, raga, le mie orecchie in quel momento, no, sono andate a puttane. Perché poi Peris non andava piano per fare in modo di cioè lui andava dritto, quindi in 3 nanosecondi tu eri a 50 metri sott'acqua. Porca puttana. Vabbè, sono andato anche piano a Capo Nord. No, lì ha guidato bene, infatti secondo me nell'ultimo periodo è peggiorato, sta andando troppo veloce. Ho capito, ma adesso vado più piano col Clio e con questa mi scasso. No, no, meno male che non andiamo in Portogallo con Tina, perché dovessimo andare con Tina non sarebbe molto... Ma pare che arriviamo in un giorno. No, sei a destra, cazzo. Non è vero! Mi butto a destra. Adesso faccio la rotonda al contrario. Beh, lì ci sono i teppistelli dark alla chiesa di Pettinengo. Io sarà Ron. Io, stop, 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 stop. Aspetta. No, no, fermati.
Dove giù il finestrino? Vai! Ciao raga! Ciao ragazzi! E niente, Giamma nel video. Sì! Voglio, vai a salutare anche te se sei uomo. Dai, scorda. Vabbè, intanto vi ho già visto con la GoPro. Oh, controllami dietro se c'è la GoPro ancora attaccata. Raga, ma venite su in villa? Sì, ancora lì. Ciao! Venite su in villa. Anche quello, ho salutato anche quello. Andate. Oh, ma qual è il tuo canale YouTube? Io mi iscrivo. Doppia frizione! Ah, anche il mio allora. Solo per guardare, solo per guardare sto video. Sì. Vaffanculo. Oh, iscriviti anche al mio. Bella raga, giorno di paga. Fate sì, vai. Ciao raga, fatti bravi, Peri. Bella! No! Ciao, raga. Non spegnerti! Muore. Ciao raga! Ma hai ripreso tutto e messo in mano? Sì, l'ho ripreso tutto. Ciao! Quelli lì erano già Mescone, tu. Ma non dire così! Due ragazzi molto simpatici di pettinengo. Adesso farò due! Ok! Ma però di che nel bip non c'era un insulto. Sì, vabbè, ovvio. Ok, aspetta. Niente, siamo arrivati alla nostra meta ed è buio, quindi devo riattivare la luce. Siamo arrivati! Non ho il clacson. Per farlo. Non è neanche il clacson, raga, vaffanculo. Oh, porca troia. La GoPro in testa. Mi sono tirato la GoPro in testa. Niente, raga, più che una reaction, questo è un video no sense. Disiscrivetevi da tutti i canali. Arriviamo a cazzo significa disiscrivetevi? Due like e 10 fave dopo. Ciao.